Sapete cosa ne dovete fare? In fin dei conti potrebbero essere la nostra sola speranza. Avanti! Mi scusi, preside Faragonda, voleva vederci. Sì, entrate, prego. Beh, ragazze, stiamo passando un periodo difficile, non è vero? Se proprio vuole minimizzare, sì, è così, preside. Come purtroppo sapete, Lord Arcara ha già 3 parti del codice. Se riesce a ottenere anche la 4ª, i suoi poteri magici diventeranno praticamente imbattibili. Già, sarebbe davvero terribile. Oh, sarebbe davvero terribile, ma fa qualcosa invece di lamentarti. Mi dai ai nervi. Ah, sei tu che dici cose senza senso. Devi ancora crescere, bambolina, stai zitta. Ragazze! Comunque, finché rimarrete litigiose e divise, siete inutili nella lotta contro Lord Arcar. Alla luce dell'attuale situazione, sento la necessità di dover prendere misure drastiche. Davvero non le dispiace se mi sono autoinvitato? Ah, è un piacere, professor Avalon. E poi per trovare le erbe magiche, 4 occhi sono meglio di 2. Oh, che sia! Ma sì, certo, un'orchidea Venus rosso-dorata! Estremamente efficace per le ipnosi. Ne è proprio sicuro? Ah, sì! Oh, la piccola è piuttosto vivace, ma presto sarà nel mio cestino. Le dispiace se do un'occhiata qui Prego. Attorno? Ora ti prendo, anche se fai i capricci. Vediamo cosa abbiamo qui. Ah, mi bruciano gli occhi! Non ci vedo più! Che dolore! Ah! Possiamo sapere che cosa ha deciso? Devo mandarvi subito in vacanza. Che cosa? Mi scusi, professoressa, non è logico andare in vacanza in un momento così critico. Invece è proprio ciò di cui avete bisogno. Ora ascoltate attentamente. Il territorio recinto è costituito da 3 ambienti in uno. In alto c'è un paradiso invernale con tanto di impianti sciistici. In basso, invece, c'è un grande deserto e una savana che ospitano una grande varietà di animali e di piante esotiche. Guarda che bello, tutte piante e animali. Te l'avevo detto che ti avrei raccolto. Professor Avalon, ho preso quello che volevo. Oh, ma che le succede, professore? Oh. Una Corollia Nex, povero Avalon. Devo chiamare aiuto. Partirete immediatamente per la città di Ad Quistes, dove potrete comprare provviste e vestiti. Sì, shopping! Oh, è mai possibile che tu non sappia pensare ad altro? Come se invece tu sapessi pensare a qualcos'altro! Calma, questa vacanza servirà per farvi ritrovare serenità e spirito di collaborazione, capito? Ma professoressa, dovremmo saltare le lezioni! Questo è più importante e ora ricordate, ragazze, nel territorio recinto la magia è molto debole. Niente magia! E se finiamo nei guai, come possiamo salvarci? Dovrete arrangiarvi, ma per precauzione ho invitato gli specialisti. Siete contente? Grande! Oh. Mi raccomando, fate le brave coi ragazzi. Ora potete andare. Mamma, un'emergenza! E se poi perdiamo qualche lezione importante? Che secchione insopportabile! Io una vacanza me la merito! L'egoismo regna sovrano, non è vero, Stella? Sei l'ultima persona che può farmi la predica. Ragazze, basta, vogliamo rovinare anche la vacanza. Livy, meno male che sei arrivata subito. Che è successo? Purtroppo Avalon è stato colpito sul viso da un fiore velenoso. Vola ad Alfea, chiedi a Whisgith di prepararmi il laboratorio. Avalon sopravviverà? Non lo so, occorrerà tempo per trovare l'antidoto. Ci vorrebbe l'alga mistica, perfetta! Che cosa? L'alga mistica! Cresce nella fontana del nostro villaggio! Stia tranquillo, vado e torno in un attimo! No, ferma! Non ricordi! È proibito tornare al villaggio! Lord Darkar potrebbe vederti! Oh, è vero! Ma il povero Avalon! Oh, per salvarlo rischiamo di mettere in pericolo l'intera Magix. Però non possiamo abbandonarlo. Darkar in fondo non ha motivo di controllare noi. Vola subito al villaggio, ma non farti notare in giro! Io porterò Avalon ad Alfea! Consegno, torno e vado! No, cioè, segno, vado e contorno! Sì, sì, è così. Vado, vedo e vinco! Sì, ecco, è proprio così. Livy? No, ho sbagliato. Vuoi muoverti? Perfetto, proprio come avevo previsto. Aisil, vieni qui. Mi ha chiamato Lord Darkar.
Segui la Pixie dei messaggi al villaggio. Trova il codice che è nascosto là e portamelo subito. Non mancherò, mio signore. Stavolta non mi sfuggirà. Ora mostrami Icy. Icy, segui quella Pixie! Muovetevi, stupidi mostri! Che bello, che bello, che bello! Quando è che si arriva? Voglio abbronzarmi! Ho portato una fantastica crema solare! Non vedo l'ora di provarla! Finalmente possiamo sgrassirci. Mi sento rinato. Siete pronte per divertirvi? In questa vacanza potrai stare sempre insieme a Brandon. Diventerete una vera coppia. Adoro il mio tesorino, ma io vado in vacanza solamente per divertirmi. Su questa non transigo. Dovrei stare tutto il tempo con lui che odia i negozi. No, no! Mi sembra di essere invisibile. Forse per loro mi lascerebbero qua. Ah, finalmente ecco Tecna. Ciao. 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 Ma... Ciao a tutti! Ciao, Riven! Ciao! Ma... Resisti, Avalon! Eccola lì davanti! Silenzio ora! Mi permetta, professore, ma non posso certo lasciarla qua! Oh, che fatica! Ora capisco meglio che cos'è il peso del sapere. Oh no, non sono riuscita a fare un po' di shopping! Orribile! Giusa, ma giusa! Che cosa c'è, Timmy? Sembra che i sensori rilevino un'altra navicella davanti a noi. Ma com'è possibile? Eppure non c'è nessun altro da queste parti. Non preoccupatevi, Winx, è tutto sotto controllo. Vi ringrazio a nome di tutte noi per averci salvato la vita, signore. Bloom, stai bene? Ma certo, so tranquillamente badare a me stessa, sai? Lo so, è solo... Cosa credevi, che sarei scoppiata a piangere o cose simili? No. Che cos'ho che non va? Qualsiasi cosa io faccia o dica è sempre sbagliata. Questa non è la giornata giusta per l'amore. Saremo a terra in un batter d'occhio, ragazzi. E adesso che le è successo? No, no! Patetico! Si può essere così maldestri? Che situazione ridicola! Incredibile, devo aiutare una pizza! Ho sempre il ghiaccio con me! E ora svegliati, svegliati! La testa! Oh! Che succede? Oh! Ehi, ci devo sbrigare! Prendo questo o questo? Comprai più carino, no? D'accordo questo, ma se poi non fa abbastanza caldo? E se invece... Ti prego, Flora, non puoi fare shopping così, mi snerva! Che vuoi farci? Non tutti possono essere esperti in acquisti quanto te. Lo so, e non è un peccato? Non riesco a credere che sia stata così brusca con me. Bloom è solo molto stressata. Poteva rispondere così con chiunque. Anche con Avalon. Perché ti viene in mente lui come esempio? Stavo scherzando! Scemo! Riven, che cosa ne pensi del mio berretto, eh? Sì, ti sta bene, sembra carino. Carino, sembra carino, ma come? È tutto qui quello che riesci a dire, eh? Almeno ti terrà caldo. Che c'entra il caldo? Pensavo che lo comprassi per non dover sentire troppo freddo. Sei insopportabile. Eccoci qui, uno, due e tre! Al villaggio delle Pixie!
Al villaggio delle Pixie. Seguila, molto presto metterò le mani sull'ultimo pezzo del codice e così potrò finalmente avere la mia vendetta. Il villaggio delle Pixie, finalmente! E adesso l'erba magica! Guardate! È tornata lì! È tornata! Sto arrivando! Presto, presto! Ci vuole un veleno per un fiore! No, cioè, che dico? Avalon... Sì, Avalon è stato infiorato da Paladin. No, cioè, un veleno è infiorito su Avalon. Oh, cos'è che è successo pure? C'è qualcuno nei guai! Ci vogliono le alghe magiche della fontana! Lily, e chi è in pericolo? Siete voi in pericolo, piccole. Come raggiungiamo la cima? C'è una funivia pronta per portarci proprio lassù. Allora, cosa stiamo aspettando? Si parte... Siete certi che quella cosa sia sicura? Mi sembra vecchiotta. Sono terrorizzata dall'altezza. Lo sai che stai volando, vero? Vogliamo muoverci? Si sta facendo tardi e non voglio perdermi qualche discesa in snowboard. Quindi a bordo. Davvero? Ah! Natura divina, la vita si avvicina! Ma cosa? Sono qua! Dammi il codice o tornerete all'era glaciale! Prendi questo! Sbrighiamoci, presto farà buio! Per l'esattezza ci restano 43 minuti e 20 secondi di luce. Allora muoviamoci! L'ultimo che arriva in fondo è un buono a nulla! Vai avanti, principino, ti do un po' di vantaggio. Rimarrai dietro! Forza, Pip, facciamogliela vedere! Si parte! Ti congelerò tutte! Strega, non ti farò passare! Pagherai con la fine del tuo popolo! Prenditela con me, figliacca! Mastini, distruggete il villaggio! No. Sei contenta? Che stai facendo? No, no, fermati, ci sta distruggendo! Va bene, ti darò il codice, ma adesso smetti. No! Non abbiamo altra scelta. Eccolo, sei contenta? Bene, finalmente è mio. Allora devo distruggerti. Se vuoi il codice, vieni a prenderlo! L'hai voluta tu. Ah! Oh, no! Inseguiamola! Non andrai lontana. Fantasma di ghiaccio polare. Ho salvato il villaggio. Sono una super pixie. Ehi, occhio a quell'albero. Quale? Scherzavo. Sei proprio sleale. Ehi, Sky, occhio a quell'albero. Vola questa, ma non ci casco. Oh no. A dopo! Dannazione! Sto arrivando! Oh no! Non so dove sto andando! Ma spero di arrivarci in fretta! E là, lumaca! Accidenti! Oh, stai attento! Che botta tremenda! A chi lo dici? Aisha! Ci avete messo un bel po', come mai? Sono quasi arrivata! Ma cos'è? Che strano posto! Dove siamo finiti? Siete a Downland, al cospetto della principessa Amentia. Soddisfatta? Ricordati che le domande le faccio solamente io. Conviene sbrigarci, si sta facendo buio in fretta. Torniamo in città! Abbiamo tempo per l'ultima discesa, d'accordo? Ma sì, andiamo! Dai, seguiamo! Sembra che riesca a divertirsi anche senza il professor Avalon. Già. Dai, smettila, stavo solo scherzando! Scommetto che vorrebbe che anche lui fosse qui. Vuoi dirmi cosa sta succedendo qui? La prego, mi aiuti! Quella stregaccia vuole rubarmi il codice! Voglio quel codice, dammelo!
I miei sinceri complimenti, sei appena arrivata e già non ti sopporto. Tu come osi? Io sono la legge qui, non dimenticarlo mai. Non puoi trattarmi così e raccontarlo in Vattene! Ma sei pazza! Non sopporto l'altezza! Una fatina che vola con le vertigini. Cos'è stato? Che cosa succede? Perché ci siamo fermati? C'è una botola sul tetto! Ragazzi, se mi date una spinta ci arrivo! Oh, mamma mia! Qual è la situazione? Il cavo è consumato! Non reggerà per molto! Lo sapevo! Siamo perduti! Cadremo! No! No! Lanciamo un incantesimo! La magia non funziona in questo posto, non te lo ricordi? E l'ultima volta che abbiamo tentato una convergenza abbiamo peggiorato le cose! Ah, che cosa posso fare? La Pixie non torna! Devo trovare un antidoto al più presto. Che catorcio di cabina! L'avevo detto io! Non riesco a trasformarmi! Nemmeno io! Come vorrei poter volare! Specialisti, fate qualcosa! Dimmi tu cosa, sapientone! Troveremo una soluzione. Io... Oh no! Accidenti a quando siamo venuti con non voi! Non dire così! Basta! Tu. Niente panico, restiamo calmi e collaboriamo, d'accordo? Va bene, Bloom, hai un piano? Fammi pensare. Jack Lush diceva sempre, l'importante nel panico è non farti prendere dal panico, che ne dite? Non hai una buona mira. Ti conviene arrenderti, non puoi battermi. Non contarci, Amentia non si arrende mai. Il tramonto, non c'è più tempo. Speriamo che funzioni. Su, professore, beva. Aspettate un momento, forse mi è venuta un'idea. Togliamoci tutti i giacconi da neve. Qui come va? Tutto bene, Bloom. Ehi, c'è bisogno di un montante da quella parte. Non abbiamo i nostri computer, ma possiamo calcolare la stabilità con semplici equazioni algebriche. Sì, ottima idea, Tibby. Come procede qui? Alla perfezione, lavoriamo d'amore, d'accordo? Flora ci ha insegnato a fare una cucitura resistente. E Stella aveva tutto questo filo. E del colore giusto, me lo porto sempre dietro se un vestito mi si dovesse strappare. Aisha, com'è la situazione lassù? Fate in fretta, ragazze! Prendi! Dannazione, ma dove diavolo è andata? Ti ho presa, strega! Cosa? Direi proprio! Ma che hai fatto? Questa non la paghi, brutta strega! È ora di rompere il ghiaccio! Prendi! No, sarà il ghiaccio a rompere te! Mi hai già fatto perdere troppo tempo, è ora di finirla! Adesso sì che sono veramente arrabbiata! Ehi, ragazzi, come stanno andando le cose laggiù? È più pesante di quanto mi aspettassi! Aspetta, ti do una mano! Proviamo! Speriamo che funzioni bene! E così mostri gli artigli! Dammi il codice, ho perso troppo tempo! Scordati! Il codice sarà... Ma che sta succedendo? Sta arrivando il mio esercito! Sei spacciata, gattina! Maledizione! Soldati, all'attacco! Fammi vedere cosa posso fare! Un po' di oscurità! Voragine nera! Tenetevi forte! Timone a sinistra, coraggio! Hanno preso il codice e distrutto tutto! Non me ne importa niente del tuo codice, ma giuro che mi vendicherò di quelle stregacce! Non puoi farlo da sola! Alzatevi, sfaticati! Dobbiamo ricostruire le nostre case! Vendetta, fosse l'ultima cosa che faccio! Professore! Che cosa mi è successo? Ah, allora ce l'ho fatta, l'ho salvata! Ora ricordo quel fiore velenoso, la ringrazio con tutto il cuore! Ma che dici, ho fatto solo il mio dovere! Bloom, ce l'hai fatta! No, no, non è così! Ce l'abbiamo fatta tutti insieme! Come una vera squadra! Scusate, io avevo perso fiducia in voi, in me stessa. E anche in te, Sky. Oh, ero così preoccupata, non voglio perderti mai! Bene, non mi perderai, Bloom. Non potrà mai succedere. Oh, che cos'è? È uno Sharmix, appare quando una fata riesce a superare le proprie debolezze con successo! I miei poteri magici li sento più forti! Finalmente siete tornati! E con un simpatico regalino. Ecco. L'ultimo.
l'ultimo pezzo del codice mio e con esso il potere assoluto.